Visita della Commissione Affari Istituzionali della Regione Toscana al carcere di Massa. I consiglieri, accompagnati dalla direttrice, hanno potuto verificare le condizioni di vita e di lavoro dei detenuti. Visita nello stesso giorno anche a Pontremoli. La casa di reclusione di Massa offre 171 posti regolamentari. Stando ai dati del Ministero della Giustizia, ospita al momento 206 detenuti. Conta 123 agenti di polizia penitenziaria effettivi. Al suo interno si trova una tessitoria industriale ed una sartoria per la produzione di lenzuole coperte per gli istituti penitenziari italiani. Impegna circa il 60% dei detenuti. È positivo il giudizio del presidente della commissione, il consigliere massese Giacomo Bugliani. Io credo che questi due istituti, in particolar modo l'istituto di Massa, siano un buon esempio a livello nazionale di come debba condursi la vita carceraria. Massa si è fatta apprezzare sin dalla sua istituzione come casa di reclusione nella quale c'è una possibilità concreta di riscatto da parte dei detenuti. Qui infatti si svolge un'intensa attività lavorativa. Io credo che il modello di Massa possa diventare un modello vero per tutto il sistema penitenziario italiano, perché qui più che altrove si è in grado di valorizzare la funzione di prevenzione speciale della pena. Situazione migliore rispetto a molte altre carceri toscane, afferma anche la consigliera lucchese Valentina Mercanti, rispetto ad esempio al San Giorgio, a Lucca, che si conferma invece da anni uno dei più affollati d'Italia, registrando una cronica carenza di spazi e personale. Anche qua devo rilevare purtroppo la piccolezza delle celle, perché 4 persone o 3 persone in 15 metri quadri, io continuo a pensare che se anche il carcere rispetta i parametri, e ci tengo a dirlo, non sia umano stabilire questi parametri, perché non ci terremo i nostri cani, e quindi non credo che possiamo accettare né come istituzioni né come cittadini che la metratura definita sia questa.